Sono giorni difficili, giorni complicati, giorni che però cercheremo di affrontare insieme perché insieme si vince. A porte aperte. Buonasera, buonasera, buon giovedì a tutti voi. Noi ci siamo, siamo qui, siamo nelle vostre case perché dobbiamo stare a casa, perché questa è l'indicazione, questa è la grande arma che noi abbiamo per combattere questo nemico subdolo che si è insinuato nelle nostre vite di soppiatto e ce le ha cambiate. Noi dobbiamo cambiare adesso per tornare ad essere come eravamo prima in fretta e dobbiamo farlo, come ho detto prima, insieme, seguendo le regole. E per quanto possibile noi vogliamo cercare di darvi una mano e darci una mano, perché nessuno è professore rispetto agli altri. Lo studio, come potete vedere, questa è l'inquadratura su di me, ma in studio con me non c'è nessuno, perché le regole sono regole ed anche nella televisione dobbiamo rispettarle, dobbiamo far sì che ci sia il massimo rispetto di quelle che sono le indicazioni che tre decreti sparati uno dopo l'altro ci hanno imposto. Decreti che sono antipatici, sì, perché a nessuno piace rimanere in casa, a nessuno piace essere limitato, ma ne va della salute nostra, della salute dei nostri cari, soprattutto dei nostri cari anziani, dei nonni, dei genitori, di chi è più debole, di chi è malato, di chi non può difendersi perché ha avuto una malattia, sta affrontando una terapia. Noi come Teleuniverso stiamo affrontando l'emergenza coronavirus cercando di applicare il più possibile lo smart working, il lavoro agile, favorendo il lavoro da casa, e fidatevi, stiamo davvero facendo il massimo, ci stiamo mettendo tutto il nostro impegno e il mio ringraziamento va a tutti. Ora voi vedete me, ma oggi in redazione ci siamo stati io, il direttore, c'è stato il collega Antonio Renzi, da casa hanno lavorato Lorenza, Giovanni, Aurora, abbiamo lavorato tutti, stiamo lavorando tutti, cerchiamo di fare il massimo per voi e noi speriamo che voi apprezziate. Da casa oggi c'era anche un altro collega, un altro amico, perché noi qui siamo colleghi, amici, siamo tutti una grande famiglia. Da Formia, Saverio Forte, buonasera Saverio. Sì, buonasera Fabio, buonasera a te e ai nostri ospiti che sono collegati via Skype e anche soprattutto al vasto popolo televisivo di Teleuniverso. Io rappresento simbolicamente un golfo che ha dato per certi versi il via a questa pandemia, almeno nel territorio del Basso Lazio. Il primo caso di positività è stato registrato il 2 di marzo all'ospedale Dono Svizzero, dove ci sono anche tanti casi di positività. Se tu vuoi che io ti faccia il punto della situazione... Dico. Aspetta che... Saverio, allora facciamo insieme il punto della situazione generale sul Lazio, prima di collegarci poi anche con i nostri ospiti. Facciamo questa piccola introduzione con Saverio, abbiamo anche altri ospiti, stiamo provando attraverso Skype a dare più voci possibili, adesso essere più normali possibili attraverso la rete. Allora, il dato relativo alla nostra regione, al Lazio, ci parla di 191 casi positivi totali, questo dall'inizio dell'emergenza Covid-19 nella nostra regione. Di questi 85 sono ricoverati in ospedale, non in terapia intensiva, 20 in terapia intensiva, 67 in isolamento domiciliare, 16 sono clinicamente guariti. Questo cosa significa? Significa che vanno verso la negativizzazione del virus. Dopo un tampone sono risultati negativi, al secondo tampone saranno clinicamente guariti. Quindi in questo momento ne abbiamo 16. Totale guariti to cure invece sono 3. La coppia cinese che ha dato il via in Italia, che è stata curata in maniera esemplare dai medici dello Spallanzani, più lo studente italiano che era tornato da Wuhan. La provincia di Frosinone quest'oggi ha fatto registrare numeri che fanno davvero pensare, perché
Sono 12 i casi positivi, 10 rispetto a quello che avevamo detto ieri sera nel TG. La ASL, le ASL hanno un loro calcolo. 12 sono stati comunicati dalla Regione, noi 2 li abbiamo saputi nella serata di ieri, quindi siamo a 10 con i 2 che avevamo anticipato, 12, più un caso che è stato annunciato in serata dal sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, siamo a 13 il conto totale in provincia di Frosinone, quindi per quel che riguarda la giornata odierna. Si tratta di persone dislocate in provincia di Frosinone, sappiamo dei casi di Pontecorvo, dei casi di Ferentino, Sora, ma adesso c'è un attimo anche una frenata sul dare troppi dettagli e forse questo è anche comprensibile. Saverio, per quel che riguarda invece la provincia di Latina, oggi com'è andata? Allora, i dati ufficiali dell'ASL di Latina e della Regione Lazio sono stati diramati nel pomeriggio. Oggi ci sono state altre 2 positività sul territorio pontino. Il primo ad Aprilia, un uomo che è stato collocato in isolamento domiciliare, e poi il secondo è di Formia, ancora Formia al centro dell'attenzione, ed è ricoverato al Dono Svizzero, all'ospedale più importante dell'intero sud pontino, in buone condizioni. Le positività complessivamente a questa sera sono 49 sul territorio che va da Aprilia sino al Garigliano. I pazienti ricoverati al momento sono 26, i negativizzati sono 7 e i decessi. Questo purtroppo è un triste e deficitario bilancio. Sono 4, speriamo che restino tali. Sono persone che hanno mediamente, avevano un'età media di circa 80 anni, 82 anni la signora Formi, morta per anziani, 82 anni il cittadino originario di Sperlonica, che era prima ricoverato all'ospedale in una clinica privata di Cassino, e poi morto anche lì a Roma. Una donna di 80 anni, morta sabato scorso al Dono Svizzero, era di Lenna, e poi un uomo di 93 anni di Fondi. Complessivamente, ed è questo un altro punto importante, le persone in isolamento domiciliare. Saverio, ti devo fermare perché in questo momento non si capisce molto rispetto a quello che stai dicendo. Purtroppo il collegamento via Skype è anche questo. Proviamo a ritornare da te. Una domanda: a livello sanitario oggi c'è stata una notizia molto importante, vale a dire abbiamo una data per quel che riguarda il diliegro di Gaeta, la riapertura di malattie infettive, e soprattutto la ASL di Latina ha riaperto i PAT, quei presidi assistenziali che erano stati chiusi per l'emergenza. Invece c'è stato un ritorno sui propri passi da parte della Direzione Generale ASL, sono stati riaperti questi presidi e si avvia verso la riapertura anche il reparto di malattie infettive del diliegro. Allora, iniziamo dalla notizia più importante della giornata. Per iscritto dal direttore generale Giorgio Casati dell'ASL, i PAT, che è l'acronimo di punti di assistenza territoriale, di ospedali giustamente cosiddetti minori, Cisterna, Cori, Sezze, Priverno, Sabaudia, Gaeta, Minturno, erano stati chiusi, invece l'ASL ha detto no, vanno riaperti, e vanno riaperti sino al 6 di aprile dalle ore 8 alle ore 20, quindi durante la fascia diurna. Devono dare una mano soprattutto ed è questa la mission, a decongestionare, ad impedire che l'utenza arrivi negli ospedali più importanti, che sono naturalmente geograficamente a nord di Santa Maria Goretti di Latina, poi scendendo verso il meridione, le Fiorini a Terracina, il San Giovanni di Dio a Fondi e l'ospedale Dono Svizzero a Formia. E la notizia più importante, io direi di rimarcarla, è che era stato chiuso qualche anno fa nell'ambito di quella politica di rientro da parte della Regione e di conseguenza dell'ASL di Latina. Poi c'è stata la caparbietà, la volontà, forse anche ingiustamente stigmatizzata da parte di Latina. In questo momento c'è bisogno di tutto, c'è bisogno anche di spazi, delle scatole vuote che erano finite per portare dei banali laboratori o tutta spogliatoi dello stesso personale, e invece l'ASL, il direttore generale Casati, ha accolto
una richiesta del sindaco di Gaeta Cosmo Micano e ha deciso di riaprire l'ospedale, il reparto di malattie infettive che è ubicato al secondo piano dell'ospedale appunto di Gaeta a fianco di un altro reparto per certi versi similare che è malattie infettive. Questo perché? Perché l'ASL vuole praticamente decongestionare, e questo è un altro obiettivo, l'ospedale di Formia, le prese con tante positività e riempire una scatola vuota con appunto 12 posti letto. Ora c'è soltanto, ci sono due incognite, io ve le dico. Una è che all'ospedale di Gaeta non esiste, non opera la rianimazione e poi il problema del fabbisogno del personale sia medico che appunto infermieristico. Ma l'ASL, ed è questa la notizia che vi do, ha deciso di riaprirlo questo ospedale, ci sono stati dei sopralluoghi nelle ultime giornate, oggi già sono iniziati i lavori, ci sono state delle gare d'appalto per somma urgenza e entro la prossima settimana, fine della prossima settimana, si dice entro venerdì prossimo, riaprirà malattia infettiva per 12 posti letto. Questo solo perché il sindaco di Gaeta ha deciso di dire al dottor Casali: guardi, in questo momento anche noi vogliamo essere a disposizione per tentare di aiutare il vicino di Formia alle prese con una paralisi gestionale, e quindi questa è la dimostrazione che quando la politica, la buona politica si mette a disposizione, si superano anche quelle pastoie burocratiche, si superano anche quelle incomprensioni di natura politico-istituzionale, e quindi malattie infettive che era stato tra virgolette chiuso in maniera ingenerosa e frettolosa. E io dico questo, datemi questa possibilità, nel giorno ci ha lasciato, via soltanto. Saverio, torniamo ad avere problemi relativi all'audio. Io a questo punto ti ringrazierei. Rimani a guardare la televisione perché tanto non hai niente da fare a casa, vero? Rimani a guardare noi, o no? E allora, alla bisogna, se hai qualche aggiornamento, magari prima di salutarci ci risentiamo. Ok, Saverio? Grazie a Saverio Forte. Allora, abbiamo fatto un piccolo riepilogo. Prima di introdurre i nostri ospiti, andiamo a vedere, a beneficio di chi si fosse collegato in questo momento, il servizio, che è stato anche l'apertura del nostro notiziario, relativo ai numeri appunto del contagio nella nostra regione. Comincia ad aumentare. Il virus Covid-19 inizia ad espandersi nel Lazio. In una sola giornata sono stati registrati 50 nuovi casi. Per gli esperti il picco è ancora lontano. 50 nuovi casi di positività al coronavirus, ma anche 411 persone che hanno terminato la quarantena senza sviluppare la malattia. Sono i numeri emersi durante la videoconferenza del pomeriggio tra l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato ed i direttori generali delle ASL del Lazio. Inizia il picco in provincia di Frosinone, dove oggi la ASL ha ufficializzato 12 nuovi casi, tra cui i due anticipati ieri. In mattinata il sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo, ha ufficializzato il primo caso in città. Un altro caso viene da Settefrati ed è relativo ad un uomo di 61 anni trasferito allo Spaziani. Confermato dal sindaco anche il caso registrato nella giornata di mercoledì a Sora. 18 persone hanno terminato la quarantena. Ad Anagni, in mattinata, il sindaco ha parlato di un caso sospetto. All'ASL di Latina sono stati registrati altri due nuovi casi, uno ad Aprilia che è stato messo in quarantena a casa ed un altro a Formia che è ricoverato al Dono Svizzero in buone condizioni generali. Al momento sono 49 i pazienti positivi al Covid-19, 26 di loro sono ricoverati, nel frattempo 7 si sono negativizzati, 5 sono ancora ricoverati e 2 in osservazione a casa. Tra mercoledì e giovedì hanno cessato la quarantena 25 persone. Nell'ASL di Viterbo si registra un nuovo caso positivo, 56 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Dal 13 marzo saranno disponibili altri 4 posti di terapia intensiva e dal 14 saranno disponibili ulteriori 14 posti di malattie infettive. Nell'ASL di Rieti non sono stati registrati casi positivi. Allora, andiamo a collegarci con i nostri ospiti. Una modalità, ripeto, particolare, è un esperimento, questa, per la prima volta questa è una trasmissione smart, una trasmissione agile, come dice il governo bisogna favorirla. Allora, buonasera e benvenuto al dottor Maurizio Avallone, medico rianimatore e volontario della Croce Rossa. Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Buonasera e benvenuto al sindaco, che tra l'altro è il sindaco della mia città, il sindaco di Ceprano, Marco Galli. Buonasera. Allora, abbiamo un medico rianimatore ed un sindaco. Perché questa scelta? Perché loro sono un po' gli emblemi di questo momento particolare, perché i medici rianimatori sono quelli che si trovano di fronte alle situazioni quasi, quasi compromesse, e in Lombardia ne abbiamo sentiti tanti di medici rianimatori che hanno parlato, ci hanno spiegato, hanno cercato di farci appello, loro che molte volte non riescono a salvare vite, ci hanno detto: guardate, cominciate voi a provare a salvare le persone non favorendo il contagio. E poi i sindaci, perché i sindaci? Perché un sindaco quest'oggi non ha solo la responsabilità di guidare una città, ma anche la responsabilità di guidare le coscienze di quella città. Deve cercare di far mantenere la calma, di contrastare avversari che non sono gli avversari soliti. Molte volte ci si deve mettere di fronte anche all'idiozia di certe notizie, di certe fake news, oggi si chiamano così, le bufale che girano e che prendono di mira intere città, mettendo all'agonia persone, dicendo: qui c'è questo contagiato, attenzione, perché sono cose veramente insostenibili. E tutta la nostra solidarietà deve andare ai sindaci, che oltre a mandare avanti il comune devono anche cercare di mantenere la barra dritta sotto questo punto di vista. Io partirei un attimo dal dottor Avallone. Abbiamo detto, dottore, che ci sono stati tanti appelli in queste settimane. Perché voi rianimatori siete così preoccupati? Ce lo può spiegare lei in prima persona? Beh, sì, sicuramente la prima cosa è la mancanza di mezzi, nella fattispecie dei respiratori, che è drammatica, anche se addirittura la Cina ha promesso l'invio di 1000 respiratori. Questi sono essenziali, ma soprattutto servirebbero anche nelle ambulanze più attrezzate. Io per esempio, che lavoro da 3 anni ormai alla postazione 118 di Atina, sono fra, diciamo, i professionisti più qualificati per le emergenze e urgenze che si possono verificare con la richiesta da parte dei cittadini. Abbiamo delle ambulanze che non voglio dire che sono dei ferri vecchi, ma non hanno un'attrezzatura rianimatoria assolutamente, non c'è assolutamente niente, c'è soltanto un monitor cardiaco e un apparecchio per la pressione, niente di più. Se mi rendo un respiratore, una piccola scatoletta di poche migliaia di euro, che in questi casi si può applicare nel giro di mezz'ora, un'ora sul veicolo, e potrebbe essere la speranza per pazienti con sindrome respiratorie acute altrimenti impossibili da gestire, perché noi possiamo provvedere ad intubare l'ammalato sull'ambulanza sicuramente, però con una respirazione, diciamo, alla speranza manuale, che non abbiamo un apparecchio elettromeccanico che è ventilatorio adeguato. Altro problema è che il personale di livello è in pensione da qualche anno dello spettacolo. Abbiamo qualche problema di audio con il dottor Avallone. Io tornerei un attimo in studio, dottore, vediamo un attimo di risolvere il problema nel collegamento. Sindaco, ci sei? Sindaco Galli? Sì, sono qui. Allora, qual è la situazione nella città di Ceprano? Perché ci sono stati dei casi, c'è stato molto allarme, anche a volte ingiustificato, perché si vanno a toccare anche libertà personali. Qual è ad oggi, 12 marzo, la situazione? Beh, la situazione è abbastanza tranquilla. Diciamo che la gente sta rispondendo bene
e sta rispettando quelle che sono le prescrizioni che sono state impartite dal governo, le prescrizioni insomma che servono per poter limitare questa epidemia di coronavirus. Io stesso oggi ho fatto un giro e ho visto che effettivamente la gente ha capito, sta a casa tranquillamente, e quindi questo mi sembra un buon segno, un segno di una comunità che ha deciso insomma di combattere veramente e di fare in modo che questo incubo passi il più presto possibile. I casi, quelli accertati, restano quelli di qualche giorno fa, quindi 4 casi più una persona che è deceduta, e certamente questo non può far di Ceprano un focolaio, come è stato detto. Diciamo che in questo momento a Ceprano sono stati accertati questi casi e quelli sono rimasti, quindi il fatto che il dato sia stabile, questo ci può sperare. La cosa che dicevo prima è che veramente mi dà soddisfazione, che insomma fa comprendere quanto sia sentito il problema e che effettivamente la gente sta rispettando quelle che sono le prescrizioni. È a casa, ho visto anche negli esercizi commerciali aperti rispettano le distanze, le persone che lavorano dentro hanno le mascherine, e questo penso che sia un dato fondamentale. C'è una grande dose di responsabilità e questo fa davvero piacere. Lei crede, Sindaco, che la gente sia entrata nell'ottica che non è una cosa per ridere, che ci vorrà del tempo e che più saremo bravi, tra virgolette, e meno tempo ci vorrà? Sì. Io ritengo che la gente sia entrata in quell'ottica, anche i giovani che forse più di tutti all'inizio hanno pensato a qualcosa di meno preoccupante di quello che in realtà è. E proprio il fatto che diciamo, la città sia in pratica deserta, non girano pochissime persone, dà la dimensione della consapevolezza. Io ritengo che Ceprano abbia capito davvero qual è il ruolo di una comunità, che cosa bisogna fare, ognuno è responsabile per se stesso e per gli altri, e penso che Ceprano questo lo stia applicando quotidianamente. Io giro spesso, la gente mi vede, io vado a piedi, a spasso, più che altro per comprendere, per capire qual è poi appunto quali sono le problematiche, se ci sono delle situazioni di, diciamo, anche di rischio, di non comprensione da parte delle persone. Ebbene, non ne ho trovata nessuno. Questo fa davvero piacere, significa che la gente ha capito. Non c'è da esasperare la situazione, però è un momento in cui bisogna avere tanta tanta responsabilità. Torniamo dal dottor Avallone. C'è il dottore? Sì, certo. Quello che le voglio chiedere è: che cos'è una polmonite interstiziale bilaterale? Abbiamo questo nome ormai, e soprattutto perché si muore? La polmonite interstiziale bilaterale è una polmonite gravissima, addirittura adesso lo spiegherò. Quando io mi specializzai ai gemelli, rimandarono l'esame, la tesi, specializzazione, perché il primo aiuto, il professor Scrascia, si ammalò di polmonite virale, addirittura, pensi, all'epoca, parliamo dei gemelli, ricoverato in rianimazione, gli applicarono la circolazione extracorporea per farlo respirare, ma purtroppo non ci fu niente da fare, in giro di pochi giorni ci lasciò. Comunque la polmonite virale riguarda l'interstizio, cioè la parte di tessuto polmonare che diciamo divide gli alveoli l'uno dall'altro. Quando questa infezione chiaramente comprende e interessa la maggior parte dell'organo, il paziente non riesce più a respirare. Qualsiasi terapia gli venga applicata di supporto, dall'intubazione tracheale, dalla respirazione automatica, tutto quello che volete, però purtroppo il sangue, l'ossigeno non riesce più a scambiare con i globuli rossi, e di conseguenza il paziente decede. Questo è il problema grave. La polmonite, diciamo semplice, è una polmonite che interessa soprattutto i bronchi, gli alveoli, i piccoli bronchi, ma in genere sono dovute a forme batteriche,
non sempre i virali che sono i più gravi, e facilmente con gli antibiotici vengono curati. Tant'è vero che anche nelle polmoniti virali si danno gli antibiotici, ma non per il virus in sé per sé, che gli antibiotici non riescono solamente a debellare, per le complicanze intercorrenti che si potrebbero verificare dato lo stato di debilitazione del paziente. È vero che per quanto è diffusa questa notizia all'inizio, ma poi i dati l'hanno smentita, anche i dati che ha fornito nei giorni scorsi il commissario della Protezione Civile, questo virus non attacca solo le persone anziane. Le persone anziane sono quelle che hanno più problemi, ma anche un giovane può essere colpito da questo virus e poi nel decorso dalla polmonite. Certo, chiunque. Chiaramente le persone anziane sono più soggette perché hanno delle patologie concomitanti, patologie cardiache, patologie metaboliche tipo diabete, problemi a livello cerebrale, ictus, cioè, comunque sono persone molto deboli, quindi hanno un grado di resistenza all'attacco del virus molto minore rispetto ai giovani. Ma anche i giovani purtroppo si sentono notizie, io non è che c'ho i dati, però da quello che si legge sui giornali, dalla Protezione Civile, i dati eccetera, anche molti giovani sono stati interessati dal virus. Certo. A proposito di giovani, andiamo a vedere la storia di un giovane, tra l'altro uno sportivo, un po' come il famoso paziente 1 di Codogno. C'è questo 38enne di Scauri, preparatore atletico dell'Atletico Terme Fiuggi, tra l'altro la squadra di mister Beppe Incocciati, che ha scoperto di essere malato e è in un letto d'ospedale con il respiratore. Quindi stiamo parlando di un uomo giovane, forte, in forma, ha colpito anche lui. Quindi vediamo il servizio che abbiamo mandato ieri nel nostro TG. Vive a Minturno e fino a poco tempo fa faceva la spola con la ciociaria. È infatti il preparatore dell'Atletico Fiuggi Terme, squadra di calcio di Serie D allenata da Beppe Incocciati. Fausto Russo, 38 anni, è uno degli ultimi 7 contagiati dal coronavirus in provincia di Latina. Il suo dramma l'ha raccontato in prima persona sul suo profilo Facebook, postando anche una foto dal letto d'ospedale dove si trova accanto a quella di Mister Incredibile. Ed il suo è un messaggio pieno di parole importanti, rivolto a tutti, soprattutto ai giovani. Il leitmotiv è uno solo: in questo momento state a casa, guardiamo la TV, scrive, ascoltiamo la radio, ci sentiamo bombardati, ma anche a volte stupidamente invincibili. Il pericolo sembra sempre lontano e poi all'improvviso ti sale la febbre e la tosse, sarà tutta l'acqua ed il freddo presi al campo, sarai stressato e poi all'improvviso non riesci più a respirare. Fausto ha scritto di aver avuto i primi sintomi giovedì della scorsa settimana. Ai brividi e al mal di testa iniziali è seguita la febbre sempre più alta, sino a domenica, quando ha avuto serie difficoltà respiratorie. Era stato colpito da una polmonite interstiziale, la diagnosi tipica del coronavirus, che ha richiesto l'urgente ricovero presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Fausto, il suo personale outing, l'ha effettuato equiparando il personale del 118 ai protagonisti della saga cinematografica Star Wars. E rivolgendosi alla moglie e ai figli, ha utilizzato queste parole: state sereni, faranno la fotografia al petto del nostro papino con una macchina speciale e lo riporteranno più forte e muscoloso di prima, come Mister Incredibile. Con il suo post ha lanciato dal letto di un ospedale un appello ai giovani ad evitare in questo momento particolare forme di assembramento. I destinatari del suo messaggio sono gli stessi, un centinaio, che frequentano anche la sua palestra a Minturno, che ora sono in quarantena. State a casa, ha scritto Fausto, è fondamentale, ora più che mai. Faremo passare questa tempesta vicini vicini, metaforicamente, sotto lo stesso ombrello e poi, ha continuato, ripartiremo più forti e gioiosi di prima perché siamo una grande famiglia. Andrà tutto bene, ha concluso Fausto. Intanto la squadra dell'Atletico Fiuggi è in quarantena. Il presidente Davide Ciaccia, oltre a rinnovare gli auguri di pronta guarigione al russo, specifica di aver saputo solamente lunedì, dopo il suo ricovero, di quanto accaduto al preparatore atletico. La squadra, precisa il presidente, era già ferma dal mercoledì precedente, giorno in cui avevamo
avevamo deciso di sospendere qualsiasi attività, ma una volta appreso dall'ospedale la positività del tampone abbiamo subito informato le persone che avevano avuto contatti recenti con il professor Fausto Russo. Ad oggi, dice ancora il presidente, nessuna persona della società mostra sintomi che possano lasciar pensare a qualsivoglia forma di contagio. Attualmente però i ragazzi della squadra sono tutti presso i rispettivi domicili come predisposto dal protocollo attualmente in atto. Questa era la storia di Fausto Russo, quindi non è che siamo salvati dalla nostra carta d'identità, assolutamente. Siamo salvati soltanto dai nostri comportamenti. Leggiamo qualche sms che io nel marasma ho dimenticato di dirvi che comunque ci sono anche gli sms per entrare in contatto con noi via WhatsApp al 334-3944-400. Sono Ciociaro e me ne vanto, forza italiani, stiamo a casa e crediamoci. Un saluto da Leo Ludovici. Buonasera a tutti, stiamo riscoprendo valori persi da tempo come il tempo con la famiglia. C'è qualche notizia in più sui vaccini? Perché dapprima è stato sottovalutato tutto ciò? Grazie mille, buon lavoro allo staff. E poi un messaggio per il sindaco Galli, un saluto da Montecitorio, non Roma però, Montecitorio è un quartiere di Ceprano, al nostro sindaco Marco Galli, Simone, Caterina e Alice, mi spiegate come hanno fatto a verificare la positività di Rugani se è asintomatico e quindi non potrebbe fare il tampone, questa è una cosa che spieghiamo dopo. Questo invece è un po' più lungo. Buonasera, io lavoro in un supermercato, credo che sia tutto sbagliato. Con le spese fatte nei giorni precedenti le persone stiano bene anche dopo Pasqua. Con la scusa della spesa la gente continua ad uscire. E che dire, c'è chi esce per fare la spesa e c'è chi prende 3 cioccolate e le lamette che non mi sembrano proprio beni primari. 8 ore con la mascherina per chi non è abituato non è facile, ma uno il sacrificio lo fa per il bene delle persone. Ma siamo esseri umani anche noi dipendenti e vedere persone che tolgono la mascherina e tossiscono non è bello, si lavora con l'ansia, con la paura. Come debellare il virus? Bisogna chiudere tutto. Innanzitutto, se alla persona che tossisce togliendosi la mascherina glielo facciamo notare e lo minacciamo di magari chiamare qualcun altro, possiamo cambiare qualcosa negli atteggiamenti, perché viene preso tutto alla leggera, tutto troppo alla leggera, ma leggero non è. E a proposito di questo, i lavoratori che purtroppo sono costretti a lavorare 8 ore con la mascherina, quelli dei supermercati, degli ipermercati, sono certamente più a rischio, ma c'è una necessità, quella di dare appunto la continuità dei beni di prima necessità. Certo, le lamette non sono un bene di prima necessità e la nostra amica faceva bene a sottolinearlo, però purtroppo non si può fare una cernita della spesa. Anche qui passa tutto attraverso il nostro buonsenso e ricordiamo qualche regola di buonsenso, perché magari ancora c'è qualcuno che non l'ha capito. Ci sono 8 tabelle che ha fornito il Ministero dell'Interno, o sono di più, non ricordo. Vediamole insieme su cosa si può fare e cosa non si può fare. Posso muovermi in Italia? Non si può uscire di casa se non per validi motivi. Le limitazioni e gli spostamenti sono le stesse in tutte le regioni italiane e sono in vigore dal 10 marzo fino al 3 di aprile. Questo per quanto riguarda il vecchio decreto. Adesso sono fino al 25 marzo. Ci saranno controlli da parte delle forze di polizia. È previsto il divieto assoluto di uscire di casa per chi è sottoposto in quarantena o risulti positivo al virus, cosa che è stata violata bellamente anche in provincia di Frosinone. L'abbiamo visto, 2 denunce in poche ore. In caso di sintomi da infezione respiratoria o febbre superiore a 37,5 è fortemente raccomandato rimanere a casa e rivolgersi al proprio medico. Questo è il quadro generale. Vediamo il secondo. Quali sono i validi motivi per uscire di casa? Allora, si può uscire di casa per andare al lavoro, per ragioni di salute o situazioni di necessità. Per provare queste esigenze dovrà essere compilata un'autodichiarazione che potrà essere resa anche seduta stante sui moduli in dotazione alle forze di polizia. Non è che le forze di polizia poi prendono l'autocertificazione e la mettono in un quadernino, ma la veridicità di quelle dichiarazioni sulla carta sarà oggetto di controlli successivi. Perciò se voi dichiarate che state andando a lavoro a Rocca Secca e invece state andando ad Arce a prendere un caffè, anche il caffè non lo potete prendere più, state andando ad Arce a fare la spesa, siete di un altro comune, quello è una dichiarazione falsa, perché non state andando a lavorare a Rocca Secca, perché non avete un lavoro a Rocca Secca. Andiamo avanti.
Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza può rientrarvi? Sì, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Che significa? Che se io lavoro in un'altra città posso rientrare a casa ma poi devo restare fermo. Se abito in un comune e lavoro in un altro posso fare avanti e indietro? Sì, queste sono le comprovate esigenze lavorative. Posso utilizzare i mezzi di trasporto pubblico? Nessun blocco dei trasporti, tutti i mezzi e anche quelli privati, sia pubblici che privati, funzionano regolarmente. È possibile uscire per acquistare generi alimentari? Sì, non c'è alcuna necessità soprattutto di accaparrarseli perché i negozi saranno sempre riforniti, non c'è limitazione al transito delle merci, tutte le merci, e questo ve lo confermo anche io visto che mio padre fa l'autotrasportatore, è uscito di domenica, deve rientrare ancora, quindi le merci circolano tranquillamente, quindi non solo quelle di prima necessità, andiamo avanti. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari? Sì, ma solo in caso di stretta necessità, quindi unicamente per l'acquisto di beni legati alle esigenze primarie e non rimandabili. Anche qui si apre un'interpretazione perché c'è chi dice che le sigarette, il tabacchi non può rimanere aperto perché le sigarette non sono un genere di prima necessità, ma i tabacchi vendono anche le marche da bollo, mi viene da pensare, quindi quella fattispecie è un po' ad interpretazione, ma diciamo che non è quello poi il problema. Andiamo avanti. Posso andare a mangiare dai parenti? No, perché non è uno spostamento necessario e quindi non rientra tra quelli ammessi. Quindi evitiamo i pranzi dai nonni, dai genitori di domenica. Dobbiamo farlo per 2 settimane. Proviamoci. Dovrebbe essercene un altro. Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti? Sì, però bisogna ricordare che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerli il più possibile dai contatti. Era doveroso tornare a fare queste interpretazioni. È consentito fare attività motorie all'aperto? Lo sport e le attività motorie sono ammessi nel rispetto della distanza interpersonale, quindi andiamo a correre all'aperto, ma evitiamo scene come quelle che abbiamo visto quest'oggi anche sui social, con zone ben precise, affollate con 30-40 persone in pochi metri, quello no. Magari scegliamo un altro posto, andiamo in un posto che pensiamo non possa essere affollato, ma se andiamo tutti su una pista ciclabile, ci riversiamo in 300, è normale che poi non rispettiamo le distanze. Posso uscire con il mio cane? Sì, solo per fargli fare la pipì e la pupù. Andiamo avanti, anche per i controlli veterinari. Che cosa succede a chi non rispetta le limitazioni? La violazione delle prescrizioni è punita con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a 206 euro, secondo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice Penale, per l'inosservanza di un provvedimento di una autorità. Ma pene più severe possono essere comminate a chi adotterà comportamenti che configurino più gravi ipotesi di reato. Questa la situazione, questo il quadro di quello che possiamo fare e quello che non possiamo fare. Se ci sono domande, magari fatecele via SMS, noi proveremo a rispondervi. Allora, io direi adesso di andare a sentire un appello che è stato fatto nelle scorse ore, quello del presidente dell'Ordine dei Medici di Frosinone, il dottor Fabrizio Cristofari, che ha fatto un appello alla cittadinanza, un appello ai medici, ed ha anche detto ce la stiamo cavando abbastanza bene in questa provincia. Sentiamolo. La situazione è grave. Il Covid-19 è un virus subdolo, un nemico che però può essere combattuto, ma solo con un cambio drastico delle nostre abitudini. L'appello alla cittadinanza lo lancia Fabrizio Cristofari, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Frosinone. L'unica possibilità che abbiamo di evitare il contagio è quella di evitare i contatti interumani. Se saremo in grado di rispettare quelle che sono le direttive che ci vengono dalla scienza e dal governo, io credo che alla fine la sconfiggeremo, questa patologia. Un'emergenza che i nostri sanitari stanno affrontando senza risparmiarsi. Sono davanti a tutti le immagini dei medici lombardi, dei medici del Lazio, degli infermieri che lavorano nelle terapie intensive della Lombardia, che incuranti del rischio infettivo, che è un rischio che è raddoppiato rispetto alla popolazione generale, danno il proprio contributo per cercare di salvare più persone possibili.
Io credo che questo sia un momento di riscatto forte anche per la sanità pubblica. Io credo che la politica su questo dovrà fare una riflessione in futuro, perché negli ultimi 20 anni si è assistito solo a tagli e a riduzione di personale, e questo francamente abbiamo capito che in un evento straordinario non si può verificare. Enorme l'impegno della ASL, che sta fronteggiando il pericolo e coordinando medici ed infermieri al meglio. La nostra ASL si è riuscita ad organizzare bene, perché ha fatto una task force più di un mese fa, ha individuato Frosinone come ospedale di riferimento infettivologico, e la nostra provincia forse si deve attrezzare anche a livello di terapie intensive, perché c'è stata un'espansione delle terapie intensive, a raccogliere pazienti provenienti dalle altre province. Questo è un motivo di vanto per i nostri medici sociali. Come gruppo, come staff, come organizzazione riescono a dare una risposta efficiente. Devo dire che questo giovane management nuovo che si è creato insieme ai direttori sanitari degli ospedali è vivace, si sta impegnando, sta sul pezzo 24 ore su 24 e riesce ad ottenere dagli operatori qualcosa in più rispetto a quello che normalmente riescono a dare. Il grazie di Cristofari va soprattutto ai medici di famiglia. Un altro baluardo di questa risposta è la medicina del territorio, in particolare i medici di famiglia. Noi abbiamo visto come anche dal punto di vista normativo e legislativo a loro è assegnato un compito molto importante, che è quello del primo contatto con il paziente. Infine l'appello a tutti, perché solo con uno sforzo maggiore si vincerà. È evidente che come in tutta Italia soffriamo di carenze, di apparecchiature, le stiamo cercando di colmare, ma soprattutto di dispositivi. Ci sta lavorando la Protezione Civile, ci sta lavorando la Regione, ci sta lavorando la ASL. Io chiedo a tutti i medici veramente e a tutti gli operatori sanitari di essere pazienti e di indirizzarsi positivamente verso la soluzione del problema. Voglio concludere facendo un appello. Dobbiamo cambiare per un po' di tempo, per un mese, due, le abitudini di vita. Ci dobbiamo riuscire, perché questa è una battaglia che questo paese deve vincere. Leggiamo qualche altro messaggio. C'è una raccolta fondi. Volevo segnalarti, ciao Fabio, che da Cassino con l'associazione Melanoma Day abbiamo fatto partire una raccolta fondi per dare una mano alla ASL ad acquistare i presidi sanitari per confronteggiare l'emergenza Covid-19. In un paio di giorni abbiamo raccolto 3.000 euro, ma con l'aiuto di tutti possiamo fare tanto ed aiutare i nostri eroi che combattono per noi e per la nostra salute. Donare è facile, si fa sulla piattaforma GoFundMe. Quindi è una piattaforma, scritto GoFundMe, su quella piattaforma troverete questa raccolta fondi per l'ASL di Frosinone. Ce n'è un'altra di raccolta fondi dedicata allo Spaziani, poi la vedremo meglio nella seconda parte. Fabio Cortina, puoi ricordare alle persone che per evitare lunghe file ai supermercati e farmacie alcuni prodotti possono comprarli anche in altri piccoli esercizi che sono aperti e sono sicuramente meno affollati? Certo, i prodotti, quelli relativi all'igiene personale ad esempio, ci sono altri negozi che sono aperti come parafarmacie, come negozi che vendono appunto prodotti di questo genere, quindi non c'è necessità di affollare una farmacia per comprare un prodotto che non sia un medicinale. Fate attivare alle grandi catene di supermercati le consegne a domicilio, qui siamo scarsissimi. Su questo purtroppo possiamo fare poco e niente noi, facciamo un appello magari alle grandi catene più diffuse su questo territorio, Conad, mi viene da pensare che magari se c'è la possibilità di far sì che si possa attivare la consegna a domicilio, ma sappiamo bene che ci sono tanti comuni, quasi tutti, che hanno attivato per le persone che naturalmente non ne hanno possibilità la consegna a domicilio, e quindi basta informarsi anche nel proprio comune. Ci fermiamo un attimo, solo un attimo, per la pubblicità. Ci vediamo subito dopo nella seconda parte con i collegamenti e con le altre notizie. Eccoci qui nella seconda parte di A Porte Aperte, ancora tanti sms stanno arrivando. Salve, ad esempio, vorrei sapere se è consentito uscire per andare in banca in zona diversa da quella del domicilio. Abbiamo necessità di un timbro richiesto dall'INPS per avere l'accredito del TFR. Ecco, questa è una fattispecie un po'
più complicata, magari forse è meglio rivolgersi alle forze dell'ordine per questo, perché non rientra nelle comprovate necessità lavorative, ma rientra comunque in un caso di urgenza. Qui magari forse è meglio fare una telefonata alla caserma dei carabinieri e chiedere qual è la situazione. Ho un appezzamento di terreno coltivato con piante da frutto da curare proprio in questo periodo di marzo per potature di innesti, si trova nel mio stesso comune ma devo arrivarci in auto, posso andarci? Grazie Silvio. No, non è una comprovata necessità né di salute né lavorativa, quindi è un po' anche questo un po' borderline anche in questo caso. Visto che non si va a, in questo caso particolare, a parlare, ad affollare un'area, magari c'è questa possibilità anche qui, fare uno squillo ai carabinieri e chiedere, perché sono loro che fanno rispettare la legge. Un abbraccio a tutti gli abitanti di Ceprano, seguiamo le indicazioni dei nostri amministratori. Dottor Avallone non c'è, quando tornerà gli faremo questa domanda. Come mai il grande vuoto ospedale di Pontecorvo non viene utilizzato per questa emergenza, visto che a Gaeta ed altri sono stati utilizzati alcuni reparti? A Gaeta c'è una comprovata emergenza relativamente all'ospedale di Formia. L'ospedale di Formia è uno dei più colpiti e per decongestionare si è deciso di rimettere in piedi un reparto dell'ospedale di Gaeta, che tra l'altro è quello di malattie infettive. Ad oggi noi in provincia di Frosinone, fortunatamente, speriamo a lungo, speriamo che non accada, non abbiamo alcuna emergenza particolare a livello di posti letto, a livello di intasamento di terapie intensive o reparti di malattie infettive. Anzi, l'ospedale di riferimento, lo Spaziani di Frosinone, come malattie infettive sta funzionando molto bene, sono stati attivati anche altri posti dall'ASL, quindi non c'è necessità di aprire altri ospedali. Naturalmente, qualora ce ne fosse la necessità, siamo certi che l'ASL valuterà ogni soluzione per far sì che possa essere garantito il diritto alla salute su questo territorio. Buonasera e buon lavoro, io abito a Valmontone, non ho quel foglio, come faccio? È tutto chiuso, non ho stampante, vado al lavoro la mattina e pomeriggio sempre a Valmontone. Quel foglio, signora o signore che non si è presentato, lo hanno i carabinieri, lo hanno i poliziotti. Qualora la fermassero, lei risponde: non ho il foglio, non ho la stampante, ho necessità di avere l'autocertificazione, e loro gliela faranno compilare e firmare davanti a loro. Quindi non c'è alcun problema. Ah, la signora Doina Craciunescu, ecco, signora Doina, non si preoccupi, ci sono i carabinieri, le forze dell'ordine che hanno il foglio e glielo fanno compilare loro. Ricordiamo anche che il Comune di Cassino ha la possibilità di aiutare le persone anziane sopra i 70 anni con il servizio Cassino Risponde, solo gli anziani over 70, spesa a domicilio e ascolto telefonico. Basta chiamare il Comune. Eccolo qui, ci è arrivato ora il messaggio dedicato agli anziani dai 70 anni in su, per i quali è sconsigliato di uscire di casa in questi giorni. Grazie ad alcuni volontari che hanno subito dato la disponibilità e a quelli che si aggiungeranno nelle prossime ore, proveremo ad aiutare i nostri concittadini a fare la spesa per alimenti, farmaci e beni di prima necessità. Il servizio è completamente gratuito, si può contattare il centralino dell'assessorato alla coesione sociale 0776 298302 dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì. Nel frattempo i volontari svolgono anche un altro servizio importantissimo, contattano telefonicamente gli anziani per sapere se hanno bisogno di qualcosa. Ce lo manda direttamente l'assessore ai servizi sociali del Comune di Cassino, Luigi Maccaro, che ringraziamo. Quindi tutti gli anziani in ascolto di Cassino, c'è questa possibilità. Vi ripeto il numero 0776 298302 oppure 304. C'è anche un numero di telefono 339 85 48 529 339 85 48 529 339 85 48 529.
per le persone anziane sopra i 70 anni che hanno necessità di avere qualsiasi cosa da farsi portare a casa. Il Comune di Cassino, l'assessorato con tanti ragazzi, ha dato la disponibilità, è un servizio che funziona, ma sappiamo che ci sono, ripeto, i servizi in tanti altri comuni, basta contattare, mi viene da pensare il Comune di Aquino ad esempio, ma ci sono anche altri comuni che hanno attivato questi servizi, basta provare a chiedere e se non lo hanno attivato, se voi chiamate e chiedete, sono certo che i sindaci attiveranno un servizio per venirvi incontro. Vedo che passa il messaggio relativamente alla positività di Rugani, il giocatore della Juventus, Rugani, che è risultato positivo e ha detto sono asintomatico. Rugani qualche giorno fa aveva qualche linea di febbre e in quel caso linea di febbre, tosse, dopo il giorno successivo stava meglio, voleva allenarsi, ma si è risentito poco bene, quindi è asintomatico, significa che non ha sintomi gravi, ma la febbre l'ha avuta e in quei casi, in quelle situazioni, sapete bene che si rischia di mettere in quarantena un'intera squadra, si blocca un campionato, ci sono interessi diversi, non è che dobbiamo fare per forza tutti quanti il tampone auguriamoci di non farcelo mai, perché il tampone è solo quando ci sono situazioni particolari. Buonasera, una domanda sincera, ma è possibile bere birrette all'aperto in solitudine in un centro cittadino? No. La birretta penso che puoi bertela anche a casa, però in solitudine, ma non c'è questa necessità. Però se proprio vuoi farti una birretta all'aperto nel centro cittadino, non c'è necessità, davvero. Bevila a casa, magari se hai un balcone. Capisco che magari in queste situazioni è un po' complicata anche la convivenza in casa, ma è davvero necessario, è necessario che ci fermiamo tutti quanti e che evitiamo di camminare per strada anche. Dobbiamo fermarci un attimo soltanto e poi ripartire più forti di prima. Per quel che riguarda il Comune di Aquino, ecco, ha deciso di attivarsi con gli anziani over 70. Da oggi è operativo il servizio che si chiama Vi Aiutiamo, come supporto ad anziani e disabili soli con difficoltà a reperire generi di sostentamento e medicinali. Il numero da contattare è lo 0776 728003 e seguendo le indicazioni della voce guida e digitando lo 0 sarete direttamente in contatto con un operatore che sarà a vostra disposizione. Ripeto il numero per il Comune di Aquino: 0776 728003. Un semplice cittadino, ci arriva una domanda, può attrezzarsi di proprio conto per le consegne a domicilio? Beh, questa potrebbe essere una buona iniziativa, magari anche in questo caso mettersi in contatto con gli uffici del comune, con la polizia locale, comunicare questa cosa e naturalmente dare la propria disponibilità, il tutto con le dovute precauzioni, però anche in questo caso una singola iniziativa senza avvertire può essere vista non di buon occhio, però magari se si avvertisse o la caserma dei carabinieri o il comune attraverso la polizia locale, non so da dove scrive lei, oppure se proprio si propone una collaborazione con il comune, magari ci sarà questa possibilità. Provateci, è un bel gesto, è un gesto che potrebbe essere sicuramente apprezzato, scusatemi. Questo per quanto riguarda le iniziative dei comuni. Vi ricordo anche che noi come Teleuniverso stiamo cambiando il nostro palinsesto proprio per cercare di venire incontro alle persone che rimangono a casa. Pensiamo ai bambini, ci saranno programmi per i bambini tutti i giorni, ma pensiamo anche alle persone alle quali manca la Santa Messa domenicale. Ecco, anche qui ci stiamo attrezzando, ogni domenica alle 18:30 ci sarà la possibilità di seguire la Santa Messa qui in diretta su Teleuniverso, un modo in più per cercare di esservi vicini, per cercare di dare un servizio alla cittadinanza, oltre all'informazione che, ricordiamolo,
Nonostante tutto, nonostante siamo a scartamento ridotto, non si ferma, c'è chi lavora da casa, c'è chi lavora qui, c'è chi va in onda, c'è chi scrive da altre zone, come abbiamo visto il nostro Saverio Forte, e cerchiamo di assolvere, di continuare ad assolvere al nostro compito, al compito per il quale siamo, tra virgolette, un po' anche votati, perché non siamo certo un servizio pubblico come la RAI, ma per anni si è parlato del fatto che Teleuniverso fosse un po' la RAI della provincia di Frosinone e del Basso Lazio. Ecco, noi cerchiamo di arrivare laddove non arriva il servizio pubblico, con enormi risorse in meno, ma le risorse umane non difettano e ce la stiamo mettendo davvero tutta. Per quel che riguarda invece i nostri contributi, io a questo punto vi proporrei, proprio per rafforzare quel segnale del rimanete a casa, un appello da parte di due persone speciali, due amici che sono stati seduti proprio qui dove sono io. Vi ricordate la trasmissione che abbiamo fatto sul cancro? C'erano Carmine e Marta. Carmine e Marta che stanno continuando a combattere, malgrado la loro battaglia veda il traguardo molto vicino, però devono continuare a lottare, devono continuare a combattere, e se noi non rispettiamo le regole è come se gli facciamo uno sgambetto mentre corrono. Sentiamoli. Sono Carmine Di Mambro, conosciuto più come Consigliere Coraggio. Consigliere Coraggio perché in questi anni ho combattuto e sto combattendo contro un cancro molto feroce, molto aggressivo. Un cancro che mi ha tenuto 180 giorni all'interno di una stanza di ospedale, di cui 40 in chiama intensiva e 22 in coma. Ho subito diversi cicli di chemioterapia e 3 interventi, di cui uno che mi ha asportato praticamente tutti gli organi, tra cui l'esofago e lo stomaco, che sono le prime barriere per un virus che oggi conosciamo benissimo come può essere il Covid-19. È stato un percorso duro, durissimo, che mi ha tenuto lontano soprattutto per quasi un anno da mio figlio. Oggi bisogna dimostrare di avere più responsabilità nei confronti di quelle persone che sono gli anziani, che sono i malati, che sono gli immunodepressi, le persone che sono più a rischio, potenzialmente più a rischio per questo virus, per questo nuovo coronavirus. Quello che ci chiedono è di stare momentaneamente a casa, momentaneamente perché parlo di 15-20 giorni. 15-20 giorni non è nulla in confronto a quello che può essere la vita di una persona. Io mi chiamo Marta Di Palma e ho 37 anni. Gli effetti che potrebbe avere il coronavirus su un paziente oncologico sono gravi, perché il paziente oncologico non ha le difese immunitarie. E il paziente oncologico, a causa delle chemio, non può difendersi come una persona sana, come un giovane sano. Il problema del paziente oncologico non sono solo le difese immunitarie basse. Il problema del paziente oncologico è che se dovesse contrarre il coronavirus deve stare un mese, se non più, anche 2 mesi, senza le cure necessarie. Io ad esempio assumo una terapia salvavita giornalmente, una pillola. In più ogni 21 giorni ho una chemio. Molte mie amiche di sventura, come le chiamo io, addirittura ogni settimana. Quindi quello che vi voglio dire, potremmo anche sopravvivere poi da questo coronavirus se dovessimo essere contagiate. Ma restando 2 mesi, 1 mese senza essere curate, ci ritroveremo poi a combattere di nuovo con un tumore? E perché? Perché voi non potete restare a casa. Dovete dimostrare la vostra superficialità. Non è il momento di essere superficiali. Non è il momento di essere dei ragazzini viziati. Dovete restare a casa, perché io ho ancora tanti progetti da realizzare. Io, come tutti i pazienti oncologici e come tutte le persone che mi sono accanto, ho un sogno, quello di festeggiare il compleanno di mia figlia appena tutto sarà terminato. Non distruggete i nostri sogni. Restate a casa, vi prego. Non distruggete i nostri sogni, non distruggiamo i sogni di nessuno, neanche dei bambini, del futuro degli anziani, che comunque sono un pilastro della nostra,
della nostra società. Allora, un grosso problema del nostro territorio, lo sappiamo tutti, è la connettività, perché sappiamo bene che ci sono tanti problemi legati alla connettività. Siamo riusciti però, ci siamo riusciti, grazie al nostro Danilo Costanzo in regia, a Tommaso Del Vecchio, a Claudio Iadecola, che stanno lavorando alacremente. Abbiamo il terzo ospite, dottore, sindaco. Tu sei l'unione di quelle due categorie di cui ho parlato all'inizio. Arturo Agnesi, sindaco di Pastena e medico rianimatore, anestesista e pneumologo dell'ospedale di Cassino. Grazie. Grazie a voi per l'interessante trasmissione che state portando avanti, che diciamo sta portando alla ribalta un problema che è molto, molto grande e che reputo diventerà drammatico nei prossimi giorni, insomma. Adesso stiamo assaggiando solamente gli aspetti preliminari di un'ondata di contagio che sicuramente ci metterà in ginocchio dal punto di vista professionale, emotivo, affettivo, relazionale, economico. Suppongo e credo che siamo solamente all'inizio, anche qui nel Lazio, anche qui in Ciociaria, benché i numeri sono drammatici, ma spero di non essere un medico che fa un presagio molto molto brutto, però probabilmente nelle prossime trasmissioni che farete a porte chiuse non ci sarà nemmeno più tempo di elencare caso per caso, comune per comune, perché io penso che ci sarà un'ondata devastante per tutta la provincia. Sindaco, lei ha detto siamo pronti anche a dormire nelle caserme, ci mettono a disposizione le caserme, vogliamo essere in prima linea, ma non vogliamo creare noi un problema per le nostre famiglie. Ecco, quello che ci ha detto lei in questo momento va a confermare anche le parole del direttore dell'area dell'emergenza di Tor Vergata, che oggi ha detto: guardate ragazzi che il picco qui lo vedremo tra 7-10 giorni. E la domanda che le faccio è: siamo pronti? È cambiato qualcosa rispetto a 10 giorni fa, l'aspetto mentale, l'aspetto culturale. Stati anche così a livello di comunità scientifica, di comunità di semplici cittadini, di professionisti, si guardava con un certo distacco questa ondata di contagio che stava per arrivare, e adesso invece c'è la consapevolezza che abbiamo a che fare con un contagio che ci metterà alle corde, quindi ogni operatore sanitario sta dando il massimo per fare in modo che chi si ammala possa essere curato e che oltretutto accanto al malato ci siano persone che non si ammalino, che non si contagino. Quello che ho detto in questi giorni è già avuto qualche risultato, perché il sindaco di Cassino ci ha messo a disposizione un appartamento oltretutto sequestrato alla malavita organizzata e consentirà agli operatori che vorranno, agli operatori anche stanchi che vengono da lontano, di poter alloggiare gratuitamente vicino all'ospedale. Sappiamo che dobbiamo dare molto molto di più, insomma, secondo me non è questo il momento di recriminare su come è andata la sanità in questi anni, su come è stata organizzata sul territorio, sulle responsabilità dei singoli o delle categorie. Oggi dobbiamo veramente sentirci un team, una squadra, che si occupa e che non guarda ad altro che uscire da questo tunnel. La luce è ancora lontana, noi ce la dobbiamo mettere tutta. Non ci interessano chiaramente né i soldi, né le retribuzioni, non ci interessa nulla. Vogliamo lavorare con la massima sicurezza, con i presidi sanitari che stanno arrivando, con un atteggiamento positivo da parte di tutti gli operatori sanitari che stanno in ospedale, che stanno sul territorio. E soprattutto vogliamo anche poi poter lavorare tranquilli, senza l'ossessione che magari tornando a casa possiamo infettare i nostri genitori, i nostri figli, le nostre mogli, i nostri amici. Dobbiamo anche sapere che questo non è solamente
diciamo così, una richiesta emotiva, ma esistono gli asintomatici che sono ugualmente contagiosi ed esiste una fase in cui non si hanno sintomi ma si può contagiare. Quindi diciamo che il virus è molto astuto, il virus è furbo, il virus si adatta alle circostanze e noi dobbiamo essere molto intelligenti, molto caparbi nel, almeno nel mettere in pratica queste norme che ci sono state dettate in questi ultimi giorni, insomma. Se è il minimo indispensabile, però diciamo sono norme che almeno non ci consentono di arrecare danno al prossimo. Dottore, lei è una persona estremamente schietta, la conosciamo. Quello che le chiedo è cercare di far capire alle persone che queste regole devono essere rispettate. Perché? Perché questa malattia ad un nonno, ad un genitore, ad un anziano, quali conseguenze porta fino a... Facciamo capire, questa polmonite bilaterale interstiziale, che cosa succede al corpo umano fino alla, al decorso purtroppo infausto? Guardi che anche se si è giovani, si è in buone condizioni di salute, qualora appaiono i primi sintomi di un'influenza, mal di gola, febbre, artromialgie, insomma quelle che conosciamo tutti quanti durante il periodo invernale, anche se siamo magari relativamente giovani, se siamo in buone condizioni di salute, sapendo che c'è il coronavirus in giro, io credo che tutti quanti noi ci mettiamo un sacco di paura. E la cosa diciamo così che non dobbiamo fare, perché saremmo degli incoscienti, saremmo delle persone non degne di guardare al futuro, non degne di recriminare qualcosa dagli altri, è esporre al pericolo le persone più anziane, persone bronchitici cronici, cardiopatici, persone che hanno malattie metaboliche, persone immunodepresse. Sono quelle persone che ci vivono accanto, che hanno un'aspettativa di vita più lunga, proprio perché la medicina, proprio perché il sistema sanitario è migliorato in questi anni. E noi andremo ad anticipare la loro ripartita. Non c'è scampo su questo, è scientificamente e statisticamente dimostrato. Hanno un organismo più debole, sono meno attrezzati per difendersi dal virus e quindi dobbiamo assolutamente impedire che possano contagiarsi. Poi è chiaro che se ci arriva anche a noi un'evenienza del genere, insomma, lotteremo, ce la metteremo tutta, insomma. Molto dipende da come stiamo messi, dalla carica infettiva, da tante condizioni, però ripeto, non è che guariremo tutti, l'aspettativa è di mettere in condizione tutti di guarire, tutti di affrontare l'emergenza virus nella fase più acuta, che come diceva il dottor Avallone, che come diciamo tutti necessita di posti in terapia intensiva. Nel Lazio ci stiamo attrezzando, in provincia di Frosinone ci stiamo attrezzando, anche noi aspetteremo sicuramente positivi da ricoverare nel nostro reparto. È chiaro che ci vuole tutto un altro modo per stare accanto a queste persone, per curarle, per fare terapia, per fare la semplice igiene personale. È un modo completamente diverso, è un modo che dove nessuno di noi può presumere di sapere, presumere di essere più bravo degli altri. Bisogna mettersi uno accanto all'altro, fare squadra, essere umilmente, voglio dire, come dei principianti che diciamo seguono scrupolosamente quelle che sono le norme dettate dalle società scientifiche. E come lo dobbiamo fare noi come sanitari, così anche come comuni cittadini dobbiamo rispettare, diciamo, queste norme minime, elementari per evitare ulteriore danni. Insomma, questo virus farà danni a non finire, almeno voglio dire, creiamo una barriera per respingerlo. Un'ultima domanda prima di salutarla, dovrebbe rispondere ad un sms del nostro telespettatore, allora qui risponde prima il sindaco e poi il medico. Il telespettatore dice: salve, la mia compagna abita a Roma, non ho possibilità di incontrarla neanche prendendo le dovute precauzioni. Immagino che il nostro amico scriva dalla provincia di Frosinone, facciamoglielo capire che magari dovrebbe stare un po' lontano dalla sua compagna che abita a Roma. Ma
diciamo che le norme per spostarsi sono diventate molto rigide, insomma. In questi giorni anche io come sindaco ho cercato di far capire ai nostri concittadini che sono rientrati dalla Lombardia o dalle province del nord di osservare determinate norme, anche quando erano meno stringenti di queste, quando ci sono persone che hanno fatto la quarantena volontaria, 14 giorni chiuse dentro casa, con una responsabilità e con un senso di, con una dignità incredibile, di cui voglio dire come sindaco vado fiero per quello che hanno fatto. Adesso tante recriminazioni, tutto è legittimo a questo mondo, il voler stare accanto alla persona che si ama, il voler muoversi, il voler fare una passeggiata, non lo possiamo fare, non lo possiamo fare, non è tanto per noi, non è tanto per tutelarci egoisticamente, per non ammalarci, non lo possiamo fare, perché la possibilità di contagiare il prossimo è alta, la possibilità di arrecare danno, voglio dire, dare un bacio e magari vediamo un virus, c'è, e quindi diciamo che a volte la lontananza, il sentirsi una cosa sola, anche a distanza, voglio dire, potrà rafforzare questo sentimento d'amore anziché sradicarlo, anziché indebolirlo, insomma. Quindi c'è tempo per stare insieme, c'è tempo per costruirsi una vita, c'è tempo per costruirsi un futuro. È riuscito anche ad essere romantico, sindaco. Grazie. Grazie mille, buon lavoro e in bocca al lupo per tutto. Noi siamo a disposizione per quello che possiamo fare. Grazie, buonasera a tutti. Pubblicità, piccolo spazio dell'informazione con il flash, poi torniamo per l'ultimo segmento di A Porte Aperte. Terzo segmento di A Porte Aperte, allora siamo tornati qui in studio, abbiamo avuto il messaggio del ragazzo che ha la compagna a Roma, ha risposto grazie di cuore, resisteremo, quello il ragazzo della compagna a Roma, appunto. Abbiamo di nuovo con noi, lo ringraziamo per l'attesa, il sindaco di Ceprano, Marco Galli. Eccoci qui allora, sindaco, quello che mi viene in mente di chiederle è più difficile fermare le persone dall'uscire di casa o fermare la credulità alle idiozie che girano sui social e che hanno girato anche relativamente proprio alla città di Ceprano in questi giorni? No, penso che sia molto più difficile fermare l'imbecillità che gira sui social. E io ne ho sentite tutti i colori, alcune veramente divertenti. Ceprano era stata circondata dai carri armati, erano arrivati elicotteri, insomma cose veramente stupide, ma che in un momento di apprensione, un momento di paura anche da parte delle persone, possono magari fare breccia. Detto questo, però, come dicevo prima, io lo noto anche dai contatti che ho continuamente sui social, messaggi. La gente ha capito, insomma, deve fare attenzione, sta molto attenta ai canali istituzionali, che segue continuamente, comincia chiaramente a non fidarsi più dei messaggi che girano in chat, perché poi il problema sono le chat, no? Un po' la questione nasce lì dentro, dalle stupidaggini che girano nelle chat. Per cui io penso che, al di là del fatto che la mamma di Cretini sia sempre incinta, e purtroppo questo è un fatto assodato, la gente però sta rispondendo bene. Io però, se mi permetti Fabio, volevo veramente fare una cosa che ritengo doverosa, e lo faccio a nome della città di Ceprano, e penso che su questo poi condividono anche gli altri miei colleghi. Però io volevo veramente ringraziare il dottor Avallone, il dottor Agnesi, ma in generale tutti i medici, i paramedici, tutti coloro i quali si trovano veramente in trincea, che stanno combattendo in prima linea contro questo virus. Non è semplice, perché molti di loro ne hanno anche pagato le conseguenze, ne stanno pagando le conseguenze, però ecco, va dato merito, perché noi critichiamo spesso la sanità, la gente magari ha l'immagine dei pronto soccorso che non funzionano,
ma adesso io penso che la prova che sta dando la sanità in questa provincia è qualcosa di straordinario, ma come sta avvenendo un po' in tutta Italia. E poi volevo anche ringraziare, perché ritengo che sia fondamentale il suo ruolo, anche il prefetto, perché in questi giorni particolari ci siamo sentiti spesso, perché ovviamente il prefetto è un po' un punto di riferimento per i sindaci ed è stato sempre puntuale. Non abbiamo mai trovato problemi, io l'ho chiamato e lui è stato sempre, si è fatto sempre trovare, ha avuto sempre parole, insomma, di vicinanza e poi soprattutto anche consigli giusti. Domani in particolare, rifacendomi anche a quello che è stato detto prima, anche dagli altri comuni, domani farò un'ordinanza anch'io con la quale istituirò il servizio per le persone anziane che non possono uscire per fare la spesa o per acquistare i medicinali, per le persone che si trovano in quarantena. E anche qui cerchiamo sempre di ponderare tutto con molta serietà, ecco, perché magari a volte ci mettiamo un pochino di più, però cerchiamo di attenerci strettamente a quelle che sono le norme. Prima sentivo dire dei volontari, no, non funziona così, insomma. Il servizio per esempio da noi verrà fatto attraverso la protezione civile all'interno del COC, quindi del centro operativo comunale, con appunto personale della protezione civile, perché anche in questo è molto importante attenersi a quelle che sono le norme e soprattutto evitare che ci siano rischi per le persone. Però è Assolutamente, anche giusto quindi che il la messaggio che comunità sta si lanciando attrezzi a questo. anche lei, sindaco, è quello che se qualcuno ha qualche idea del genere, come quell'idea che c'è giunta via SMS di attrezzarsi come volontario singolarmente, chiedete sempre al comune. Ci sono i sindaci, c'è la polizia locale, ci sono i servizi sociali. Evitiamo di fare le cose da soli perché non portano a nulla, perché magari ci troviamo anche, correggimi se sbaglio, sindaco, mortificati perché proviamo a fare una cosa ben fatta e invece non è ben fatta perché non si seguono tutti i crismi, non si seguono tutte le regole. Però magari fare una telefonata al comune, all'ufficio di polizia locale e dire io ho questo interesse, allora magari il sindaco dice va bene, parla con la protezione civile, cioè ci sono i canali, però non facciamo di testa nostra perché non serve a nulla. No, non funziona così. Infatti anche noi abbiamo avuto a disposizione, li ringrazio, diversi volontari che poi adesso vedremo come utilizzare. Però ovviamente tutto deve essere organizzato perché deve essere fatto tutto con la massima garanzia, tutte le cautele possibili. D'altronde si tratta di andare non dentro ma nei pressi delle abitazioni private, fare una particolare tipo di attività. Quindi ecco che servono delle garanzie anche verso le persone che poi fruiranno del servizio. Però, detto questo, ritengo che la disponibilità e il fatto di mettersi a disposizione sia un fatto positivo, bellissimo per la comunità. E infatti anche qui il mondo del volontariato in questi anni ha dimostrato di essere importante, sostituendosi spesso alle mancanze dello Stato. Per cui va tutto bene, però non facciamo di testa nostra, informiamoci e magari attraverso l'informazione possiamo anche trovare il modo per mettere a disposizione la nostra opera. Ultime due domande. C'era un SMS che chiedeva se il Comune di Ceprano istituirà un servizio di sanificazione straordinaria della città. Sì, è una domanda che mi hanno fatto anche sui social diverse persone in questi giorni. Allora, io non voglio essere assolutamente critico perché tutte le iniziative che vanno in una direzione sono tutte positive, però ritengo che un ente, un'amministrazione debba valutare bene prima di fare qualsiasi cosa. Allora, se noi riterremo utile e scientificamente provato che questo tipo di intervento possa effettivamente avere un effetto benefico, lo faremo. Però se questa operazione dovremmo farla magari soltanto per diciamo tranquillizzare le persone, ma poi questa operazione non ha nessun effetto, no, la gente mi conosce, sa benissimo che io cerco di essere molto molto concreto, non prendo iniziative che poi non portino veramente a un risultato oggettivo.
Da sindaco, da uomo di Stato, qual è anche a livello professionale, chiedo a Marco Galli un appello ai cittadini di Ceprano, ma a tutti i telespettatori. Sì, io per quanto riguarda la mia città, ho detto oggi sono... ho fatto un giro proprio per capire, per comprendere com'era la situazione. Penso non serva neppure l'appello, perché lo hanno capito e stanno a casa. Io l'appello lo rivolgo a tutti in realtà, perché ho sentito di situazioni ben diverse. Per favore state a casa, uscite solo per le motivazioni, per motivazioni urgenti, quelle tra l'altro previste, ma non uscite. Ho detto tante volte, l'ho scritto, è un momento particolare, bisogna dimostrare di essere membri di una comunità, e quindi il nostro atteggiamento deve essere finalizzato a fare del bene non solo a noi, ma a fare del bene agli altri, soprattutto alle persone più fragili e più deboli. Quindi restate a casa, uscite solo se ce n'è bisogno. È una battaglia dura, vinceremo questa battaglia, ma i tempi che occorreranno per battere questo coronavirus dipenderanno da quello che faremo noi. Più saremo ordinati, più saremo convinti che bisogna rispettare le regole, e io penso meno tempo ci vorrà per vincere. Poi, lo dicevo oggi parlando con delle persone, a Ceprano faremo una bella festa proprio per festeggiare la fine di questo incubo che ci sta condizionando, ma nello stesso tempo ci sta anche costringendo a stare a casa e a riscoprire anche cose di cui avevamo perso anche il gusto. E lo dice un papà che in questi giorni probabilmente ha fatto cose che non faceva tanto tempo, perché preso tra mille impegni era più distratto e magari non aveva fatto attenzione a tanti particolari. Grazie sindaco, buon lavoro, buonanotte, buon tutto, anche come abbiamo detto al dottor Niesi, siamo a disposizione per qualsiasi cosa, per quello che possiamo fare anche noi. Grazie Fabio, buonanotte. Prima di collegarci con l'ultimo collegamento, vediamo di ritrovare il dottor Avallone per l'ultimo collegamento, leggiamo ancora qualche altro SMS, sono davvero tantissimi, vi ringrazio soprattutto perché ci avete preso come un organo di servizio facendo domande, questo fa piacere. C'è un messaggio di una persona che si trova in quarantena, ma mia moglie e i miei figli per fortuna no, quindi immagino che è più solo, più isolato delle altre persone in questo momento, quindi forza e coraggio, andrà tutto bene. C'è un SMS, buonasera, mio fratello è ricoverato all'ospedale Spaziani dal 6 marzo, dove è arrivato con le proprie gambe. Dal 25 febbraio aveva febbre alta senza altri sintomi, sono stati chiamati tutti i numeri d'emergenza senza che nessuno prendesse in considerazione il suo stato di salute. La prima chiamata è stata fatta dal medico di famiglia, è in terapia intensiva da 2 giorni, mia madre quarantena obbligatoria e il tampone non è stato fatto. Qualcuno mi spieghi il perché di tutta questa superficialità? Questa qui è una questione magari un po' più delicata da approfondire, non possiamo rispondere con questi elementi. Certo è che il protocollo che viene seguito nell'analisi dell'indagine per quel che riguarda la scoperta del coronavirus non è così semplice, così lineare come si possa immaginare. Certo, uno vede a Rugani è stato fatto il tampone anche se aveva pochi sintomi, ma lì sono altre vicende. C'è anche da capire la differenza tra influenza stagionale, coronavirus, qui davvero è complicato. Si parlava prima dei medici, dell'elogio ai medici, faceva il sindaco Galli. Un sindaco medico e anche il sindaco Assalti di Torrice, un medico di medicina generale, un medico di famiglia che come tanti altri medici di famiglia è il primo filtro tra la malattia e il sistema sanitario, quindi stanno lavorando tantissimo i medici di medicina generale. C'era questo telespettatore di Torrice che voleva fare i complimenti al medico Mauro Assalti, che è sempre in prima linea, esposto a rischi in questo periodo così complicato e delicato.
C'è un altro telespettatore, Alessio da Pontecorvo, che chiede: ma se esco per fatti miei, da solo, lontano dalla gente, a chi do fastidio? A nessuno. Però se devi uscire per fatti tuoi da solo, stai per fatti tuoi a casa. Non c'è... Adesso davvero si rischia, il rischio è troppo alto rispetto a quello che è il gusto di fare qualcosa, perché a parte il rischio contagio, ma c'è anche il rischio appunto di serie conseguenze penali. Quindi evitiamole, magari se poi proprio non puoi fare a meno, però sappi che poi incorri in conseguenze che, come abbiamo visto, l'arresto, l'ammenda, non è il caso per uscire da solo, per stare lontano dalla gente. Si può stare da soli anche in casa. Ecco, dottora Vallone, ci siamo? Buonasera. Sì, sì. Eccoci qui. Sì. Dottore, ci sono tanti SMS che chiedono se il Covid-19 può attaccare o infettare cani o gatti. Ma sembra, cioè, io non lo so precisamente, è impossibile. Però dicono di no, dicono di no. C'è e soprattutto, un cane, sembra. E soprattutto la comunità scientifica è concorde sul fatto che non c'è alcuna possibilità di contagio tra animali e umani. Infatti, ma come tante malattie dei cani che non attaccano a noi, per dire il cimurro, che non attacca a noi, e così evidentemente loro hanno degli anticorpi diversi sicuramente dai nostri, per cui questo virus non trova un terreno fertile per replicarsi, e sicuramente questo è il motivo. Adesso lo possono sapere meglio i ricercatori, i veterinari, e sono tutti ricercatori chiaramente. Vabbè, certo, anche perché non è poi una... Beh. Certo, i nostri amici animali hanno diritto anche loro a non ammalarsi di coronavirus, per carità. Però da quello che sappiamo non c'è una letteratura che possa darci risposte su questo. No, assolutamente. Dottore, dicevamo prima, sì. Abbiamo visto il racconto di quello sportivo, uno sportivo di 38 anni, sì, addirittura esatto. un preparatore atletico. Non sai in respirazione automatica, Lui sta con la mascherina, sì, respirazione, sì, sì, certo. Spontanea, non è intubato assolutamente, quindi diciamo starà poco bene, chiaro, ma non è un caso limite, è un caso molto grave, almeno momentaneamente, speriamo di no. Chiaro, speriamo, certo. Di no, assolutamente. Perché si mette la mascherina, dottore? Spieghiamolo un po'. La mascherina perché la percentuale di ossigeno che viene inalata dal paziente è sicuramente maggiore di quella che possiamo respirare dall'aria circostante senza la mascherina, quello è il motivo. Il dottor Gnesi ha detto cose senza, diciamo, senza mezzi termini. Ho dato tutto il collegamento. Ci ha detto dobbiamo aspettarci il peggio, ecco, dobbiamo aspettarci il peggio? Sicuramente, perché... tutte le persone che in questi ultimi 10, 12, 7 giorni hanno avuto magari contatti e hanno il virus in incubazione lo svilupperanno nel giro di una settimana, 10 giorni. Speriamo di no, sempre, certo. Però in teoria questa dovrebbe essere la motivazione per cui il peggio potrebbe ancora arrivare. Certo, aspettando questi 14 giorni, diciamo, di reclusione, dovremmo cercare di salvarci il numero maggiore di persone, chiaramente. Ma lei è fiducioso? Siamo pronti, secondo lei? Io sì, perché come sono state superate la spagnola nella prima guerra mondiale, anche se purtroppo sono decedute milioni di persone nel mondo, come nel 70 o anche prima l'asiatica, io penso che con i mezzi che abbiamo oggi purtroppo ci sono le vittime, ma sicuramente passerà. Dicono con il caldo, dicono, speriamo, perché in genere le infezioni virali, i virus sono sensibili alle temperature un po' più elevate, quindi dovrebbe diciamo cessare questa purtroppo pandemia a questo punto, chiaramente. Lei nella sua lunga carriera ha vissuto situazioni di crisi così? No. Mai. Pensi, io sono entrato in ospedale nel 77 a Pontecorvo, ne sono uscito nel 2012, quindi 35 anni, mai successo, mai. Le influenze normali, ma
cose diciamo trattabili normalmente senza grossi problemi, ma niente di particolare chiaramente. Concludiamo con lei anche in questo caso con un appello. Faccia un appello da medico, da rianimatore, da chi è andato in pensione, però non è voluto andare in pensione perché sì. Ha continuato, persevera lei. Continuo. No, vabbè, si occupa il tempo e ci si rende utili nello stesso modo. Comunque niente, di attenersi giustamente alle disposizioni governative che penso siano abbastanza sensate e soprattutto studiate dall'Istituto Superiore della Sanità, e quindi un po' di sacrificio non ci farà male, riuniremo di più le famiglie che in genere sono molto disperse fra impegni lavorativi e di tutto di più, diciamo. Grazie dottor Vallone. Prego, grazie a voi tutti, buonasera. Buonasera, buonanotte. Allora, prima di salutarci, io tornerei dal nostro guardiano del Golfo, da Saverio Forte, che purtroppo ha l'indiscrezione relativa anche ad un altro possibile caso. Naturalmente parliamo di possibili casi, perché? Perché c'è un primo tampone che viene realizzato e poi bisogna attendere la conferma del secondo tampone, ne vengono fatti poi successivi, però al secondo tampone c'è la positività. Vediamo se ci sono anche altri SMS che sono arrivati in questi frangenti, mentre parlavamo con il sindaco di Ceprano e con il sindaco e con il dottor Vallone. No, ci siamo fermati ai cani e ai gatti, quindi stiamo tranquilli. I cani e i gatti per adesso non abbiamo notizie che riguardino eventuali contagi da Covid-19 per cani o gatti. Ringraziamento per il dottor Assalti. Essendo in un comune che non ha supermercati, ecco, questa qui è un'altra domanda, posso rivolgermi in un comune limitrofo per fare spesa sempre con autocertificazione? Sì, questo è un caso in cui c'è la possibilità di raggiungere un altro comune qualora in quel comune non ci siano negozi che possano rispondere a quelle esigenze. Però ricordiamolo che non ci sono solo i supermercati, ci sono i cosiddetti alimentari, ci sono i piccoli supermarket nei comuni, quindi c'è la possibilità anche all'interno delle città. Poi se proprio bisogna comprare un prodotto che non è possibile acquistare in quella città, anche in quel caso bisogna scriverlo nell'autocertificazione, e se si dichiara il falso si incappa nelle conseguenze penali di cui abbiamo parlato. Una domanda: dovrei andare ad un, penso, funerale di un parente, non in chiesa ma al cimitero, posso andare? Io so che i comuni si stanno attrezzando con cerimonie tra virgolette contingentate, quindi informarsi con i parenti non penso che siano aperti a tutti i funerali, e non c'è necessità davvero in questo momento. Certo, la vicinanza alle persone, però sono sospese tutte le cerimonie e c'è soltanto la possibilità per un gruppo ristretto di parenti di essere vicini nel momento dell'addio. Devo ritirare una raccomandata depositata in un altro paese? Posso andare? Stiamo vedendo che ci sono tantissime fattispecie di piccole violazioni, tra virgolette. Sì, credo di sì a questo punto, perché se la raccomandata è stata portata nell'ufficio di smistamento centrale, mi viene da pensare qui Aquino, dopo un tot viene portata a Pontecorvo, quindi io penso che anche questo, dichiarando la necessità di dover andare a ritirarla, si può andare scrivendolo sull'autocertificazione. Però anche in questo caso quello che vi consiglio è sempre fare una domanda in più, fare una domanda alle forze dell'ordine e dire: io ho questa necessità, posso o non posso? Anche perché poi bisogna capire anche con Poste Italiane come si sta comportando, perché oggi abbiamo visto che ci sono diverse chiusure
chiusure di uffici, sarà molto complicato anche gestire le file, perché non c'è in questo momento, ancora non è arrivata, diciamo, l'ondata delle pensioni. Vedremo ad inizio aprile come verrà gestita la situazione. È consentito fare attività motoria? Sì, l'attività motoria all'aperto è consentita purché non in gruppo. Quindi posso andare a passeggiare da solo, fare corsa in bici? Sì. Sì, la corsetta si può fare, ma da soli e senza fare assembramenti. Questo è quanto dice il decreto, naturalmente evitando, appunto, come abbiamo detto prima, le scene di persone che si riversano su una pista ciclabile e rimangono in 30 in un piccolo spazio. Chiedo alla regia se abbiamo la possibilità di collegarci con Saverio Forte. Bene, allora io, in assenza di indicazioni contrarie, mi avvierei alla conclusione. Vediamo soltanto se ci sono ultimi aggiornamenti a livello di notizie. Andiamo a vedere sui portali internazionali. Oggi ha tenuto banco moltissimo la situazione economica, e le borse sono crollate a picco con la decisione della BCE, lo spread vola. I numeri di oggi sono questi: sono 1258 i guariti, superati i 1000 morti, con 12.000 contagi totali, numeri davvero importanti. Stasera c'è stata la presa di posizione dura da parte di Mattarella, che avverte l'Europa: aiuti e non ostacoli l'Italia. Per quanto ci riguarda, adesso ci dobbiamo salutare. Speriamo di aver fatto un buon servizio, come al solito. Ringrazio gli ospiti che sono intervenuti, ricordiamo il dottor Gnesi, il sindaco di Ceprano Marco Galli, il dottor Avallone, che ci hanno dato la loro testimonianza. Grazie a tutti voi a casa. Noi ricordiamo che Teleuniverso sta rimodulando sia il lavoro con più persone che lavorano da casa, e noi che siamo più vicini lavoreremo qui in redazione, naturalmente con le dovute precauzioni e cautele, ma soprattutto stiamo rimodulando anche la nostra programmazione, quindi più programmi per bambini, la Santa Messa la domenica alle 18.30 per permettere a tutte le persone di poter partecipare alle celebrazioni, anche se le chiese delle nostre città sono chiuse alle messe, e come appunto stabilito anche dal decreto del Consiglio dei Ministri a cui si è adeguata la CEI. Io vi ringrazio, ci rivedremo prestissimo per le prossime edizioni dei telegiornali, e ci rivedremo giovedì prossimo sempre qui a Porte Aperte.